sinestesia la cosa che ho imparato è sicuramente la bellezza di lavorare in un team molto vario, molto giovane, soprattutto con delle competenze che sono molto diverse da quelle che io ho acquisito nel mio portfolio di esperienze e nel mio passato lavorativo. E quindi quello che ho imparato, per dirlo in maniera breve, è non si smette mai di imparare. Ciao, sono Benedetta, vivo a Bologna. Ho studiato lingue nel mio percorso formativo con una specializzazione in comunicazione e un master in ufficio stampa e comunicazione digitale e da febbraio 2022 lavoro in sinestesia, sono nel team marketing e comunicazione sezione Emilia Romagna e mi occupo di project management, ufficio stampa e gestione della comunicazione digitale per i clienti che hanno scelto sinestesia. E il primo ricordo è con il team comunicazione, c'è stato un incontro generale con tutto il gruppo comunicazione e ovviamente il team di cui faccio parte che è team Emilia Romagna, sezione marketing. La mia giornata tipo è una giornata che inizia tendenzialmente con la routine familiare, quindi la gestione della mia bimba, asili, spostamenti in macchina. Poi tendenzialmente torno a casa e accendo il computer, controllo le email, faccio la riunione di routine con il mio gruppo di lavoro e mi metto all'opera. È una giornata in realtà molto piacevole, che scorre molto fluida e tendenzialmente finisce intorno alle 6, 6 e mezza, a seconda del carico di lavoro, poi si ritorna nel mood familiare, però sempre con una bella carica e positività. Il segreto del successo del mio team è sicuramente un grandissimo affiatamento, un grande rispetto reciproco e sicuramente tanto confronto, perché fa parte della quotidianità, e successi e fallimenti anche a volte nella gestione di qualche commessa, ma l'affiatamento, il lavoro di squadra sono la chiave del nostro successo, oltre naturalmente a un rapporto anche personale che è effettivamente frutto di un lavoro di pregresso, di conoscenza negli anni precedenti. È una citazione che viene dal libro di Lewis Carroll, lo scrittore di Alice nel Paese delle Meraviglie, e sostanzialmente dice che il miglior regalo che puoi fare a una persona è una vita di avventure, e mi rappresenta molto perché sono una persona molto curiosa e sempre alla ricerca di nuove avventure. La creatività io la interpreto nella capacità e anche in un pizzico di talento naturale della persona che possiede creatività, nella capacità appunto di riuscire a tradurre in chiave inusuale e innovativa, anche se è un termine un po' abusato, un concetto che può essere, diciamo, già trito e ritrito o visto sulle pagine dei giornali o nella comunicazione in generale. Signora Maria, io mi occupo di comunicazione per aziende e comunicazione anche per fondazioni. Lei ricorda il nome di una pubblicità molto bella o molto brutta? Ecco, scrivere testi, fare brochure, fare cataloghi per questa pubblicità che lei ricorda molto bene o molto male fa parte anche del nostro mestiere. Sicuramente l'obiettivo è quello di fargli ricordare la pubblicità positivamente. Se sei una persona che si riconosce in creatività, voglia di innovarsi, voglia di aggiornarsi, passione per l'informatica, passione per la comunicazione digital, ma anche tradizionale con la stampa, sicuramente sinestesia è il posto che fa per te. Mandaci il tuo curriculum,